Ciao a tutti e bentornati nel nuovo episodio della serie su FIFA 18. Rieccomi qua, primo episodio, letteralmente proprio, di questa serie nel 2018, dopo una direi abbastanza lunga pausa. Rieccomi qua a registrare video per questa serie. Comunque questa serie procede e si va avanti. E niente, piccola parentesi, in realtà avevo intenzione anzi, avevo intenzione, l'opportunità di registrare comunque un nuovo video l'ho avuta anche 2 settimane fa, cioè potevo iniziare già 2 settimane fa, ma diciamo che non sono stato bene e avrei fatto i video parlando così perché ero tutto raffreddato. Quindi ho detto che okay, aspetto un altro po' e torno tra virgolette quando sto un po' meglio, soprattutto per quanto riguarda poi discorso voce. Ora non è che adesso io stia al 100% bene, però rispetto a prima sicuramente è un po' meglio. Comunque, tralasciando questa cosa qua, rieccoci qua. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Allora, devo chiaramente un po' riprendermi, perché chiaramente sì, ho rivisto un po' cosa è successo, però diciamo non giocando, no? A questa carriera, a questa serie. Quasi da un mesetto devo un po' riguardare, cioè devo rientrare più che altro un po' nel clima, diciamo. Allora, in classifica siamo messi abbastanza bene, calcolando il tutto e calcolando chi siamo. Ho visto le partite che dovremmo fare e non ricordo sinceramente cosa dissi nel precedente video, nel precedente ultimo video, però direi che per far prima, per arrivare, secondo me, in una delle fasi più importanti, comunque più, tra virgolette, ganze del campionato, della stagione, ovvero il calciomercato, quello invernale, comunque vari calciomercati, ho deciso per far prima di fare dicembre e novembre l'unico video. Anche se chiaramente le squadre non sono mai da sottovalutare, però io direi di giocare queste 3 partite e poi simulare tutte le altre, così si fa una sina più veloce e più bellina. E anche perché, ripeto, anche se non vanno mai sottovalutate le squadre, secondo me le squadre che quantomeno sulla carta sono un po' più forti rispetto alle altre sono queste 3 che vi ho detto, ovvero Tottenham, Manchester City e Chelsea. Quindi ho deciso di fare così. E oltre a ciò, niente, direi subito di simulare questa partita qua. Fatemi vedere un po' come siamo messi in rosa. Sì, mi ricordo che tornò Sanchez, che però c'è il cerottino, ma io lo schiocco ugualmente titolare. Per il resto ci siamo. E niente, iniziamo. E guardiamo un po' come andrà la partita. Quindi simuliamo subito. Ottimo, una partenza super, diciamo, dopo questa mia pausa. 3-0 subito in casa. Non è che mi sono scordato, lo dico adesso, poi così perlomeno ci togliamo nel dubbio, o vi tolgo eventualmente nel dubbio. Non è che mi sono scordato di fare come faccio sempre, che ad ogni gol o comunque ad ogni episodio importante lo commento. No, direi un po' per far prima, ho deciso di, tra virgolette, non commentare, però dire solamente il risultato finale e farvi vedere eventualmente se non si vedono chi ha fatto gol e quando ha fatto gol. Quindi 3-0, pronti via. Buono. Abbiamo venduto Petrasso. A quanto pare, sì, lo so, è stupido da dire, perché sembra veramente che non ci avessi giocato. Comunque si è passato chissà quanto, ma ripeto, chiaramente non giocandoci da un mesetto abbondante, determinate cose, non mi ricordo. Comunque, a quanto pare c'era un'offerta per Petrasso. A quanto pare l'ho accettata e a quanto pare Petrasso ha deciso anche lui di accettarla, di conseguenza poi lasciarci appena si aprirà il calciomercato, quello gennaio, quello invernale. Eccoci qua, seconda partita e torniamo letteralmente proprio anche a giocare. Giochiamo fuori casa contro il Tottenham. Ok, così per quanto riguarda le divise per le maglie. Direi che per la formazione ci siamo. Mi ricordo chiaramente, se no sembra troppo, però mi ricordo che quando gioco in casa o comunque quando gioco io, se non me lo scordo, metto Han Wang Song titolare a posto di Cavani. E niente, direi che ci siamo.
Via, iniziamo. Anzi, guarda, metto anche svilare, vai, così si fa un po' di turnover. Vai. Attenzione! Anwar Song, la tua capacità di 1-0. Buono, dopo 9 minuti. Buono, bimbi. Partenza sprint, oserei dire. Attenzione, se solo Sanchez! Raddoppia di testa, Renato Sanchez. Al 22esimo, buono. Ottimo cross di Mané dalla destra. E Sanchez, meno male, non sbaglia. Meno male, perché comunque so che con i colpi di testa non sono proprio il suo forte. Ole, bene bene. Attenzione! Ah, peccato. 2-1. Il Tottenham la riapre. Peccato perché Svilarsi l'ha toccata, ma non abbastanza da non farla entrare, comunque da poterla prendere. Vabbè, l'importante comunque è se in vantaggio, l'importante è che non ci demoralizziamo, anzi, rimaniamo così e cerchiamo magari di trovare quelli del 3-1. Attenzione Brereton! Brereton! E c'è la rete! 3-1! Direi, partita! Scusa! Ben Brereton! Anche se in realtà i meriti vanno a Foyt, che ha lanciato la palla per Han. Wang Song, chiamano Han, che era da solo, e poi vabbè, Han meno male ha visto. Dandola fra l'altro discretamente bene, ben merito. Ok. Attenzione! Mamma mia, come ha fatto a sbagliare quel gol Kane fra l'altro. Comunque vabbè, meglio così per noi, anche se eventualmente probabilmente non cambiava niente, perché appunto facevo gol alla fine. Credo che la partita magari finiva 3-2, ma il risultato sulla sostanza non cambiava. Comunque, buono, un'altra vittoria. Vittoria decisamente meritata. Bene così ragazzi. Terza partita, giochiamo in casa contro l'Everton, guardiamo come va. Abbiamo perso 1-0, l'ha fatto con McCarthy al 52esimo. Quarta partita, in casa contro il City, e come ho detto prima, questa invece la voglio giocare. Allora, direi così per le maglie, dovremmo in regola comunque distinguerci. Per la formazione del solito discorso. Tolgo Cavani per mettere Anguan Song, che fra l'altro erano 80 tutte e due. Direi che quando, se dovesse chiaramente arrivarci, Anguan Song avrà 81, direi, di metto titolare decisamente a posto di Cavani. Perché come già dissi, Cavani invecchiando cala anche di qualità totale. Quindi Anguan Song potrebbe essere più forte. Comunque poi Cucurella al posto di Sennion per fare un po' di turnover, dato che prima non si è comportato male, anche Svilar al posto di Leno. Ok, direi che ci siamo. Vai, iniziamo. No. 1-0 City. In realtà era già da un po' che attaccavano, nonostante la partita sia iniziata da poco. Attenzione Gomez! No. Attenzione, attenzione. Aspettavo troppo. No, aspettavo troppo. L'ex tra l'altro, proprio all'inizio del secondo tempo, così trova il gol al 46esimo. Buono, un buon inizio di secondo tempo. Via, 1-1, speriamo di ribaltare completamente il risultato. Bella roba Brereton, 2-1, grande girata di Brereton. Via, eccoci in vantaggio al 64esimo. No, attenzione, attenzione, è pericolosa. Svilar! No, niente, l'ha presa poi lui, che fra l'altro non riesco a capire chi sia. Finisce così 2-2, direi che tutto sommato è un risultato abbastanza giusto. Vabbè, peccato perché eravamo in vantaggio, però se si va a vedere, in realtà inizialmente era in svantaggio, quindi abbiamo anche recuperato troppo, è ribaltato anche troppo. Va bene così, dai. Abbiamo veduto anche lui, Borkan, il portiere, tra virgolette, quello vecchio per capirci. Altra partita, simuliamola, contro il Burnley in trasferta. Speriamo bene, In realtà il Burnley è una squadra che dà abbastanza fastidio a chiunque quando gioca in casa. Ma noi no. Un bel 3-1, fra l'altro vinciamo addirittura 3-0. Torniamo a giocare in casa, stavolta contro il Newcastle, come già dissi in un precedente video, vecchi ricordi, vecchi amori.
diciamo che no, il primo amore, ma i vecchi amori non si scordano mai. Comunque, dato che ora diciamo sono il Chesterfield, speriamo di vincere. Comunque va, nel frattempo 1-0 per Arizona. Direi di sì, abbiamo decisamente vinto. 4-0, partita direi stradominata a quanto pare. Penultima partita del video, giochiamo fuori casa, in trasferta quindi, contro Leicester il 26 dicembre. Calcolate che la partita col Chelsea è il 28 dicembre e niente, quindi ci vediamo bene e speriamo soprattutto che parte il risultato, che è la cosa più importante. Speriamo che i giocatori non si stanchino troppo, ecco, perché sennò diventa un problema. Come sempre, magici calendari fatti, diciamo, decisamente bene di FIFA. Buono, un bel 2-0 fuori casa, secondo me, anche se è un gioco, non è mai facile vincere contro il Leicester in casa, cioè in casa di loro, in trasferta. E niente, se dovessi comunque dare un titolo a questa partita, Brereton Show, perché inizialmente era partita negativamente sbagliando il rigore e poi si è rifatta facendo una bella doppietta, che addirittura forse poteva essere sul bel rigore tripletta. Andiamo a fare quest'ultima partita, come ho detto prima giochiamo contro il Chelsea in casa e, ok, così per quanto riguarda le divise. Ecco, infatti, sapevo che tanti avrebbero accusato giustamente il colpo della partita precedente. Allora, intanto mettiamo lo titolare. Svilare il posto di Leno per fare un po' sul 9, che non si sta comportando male, anche se chiaramente ha preso i gol, però non per colpa sua. Farei anche questa cosa qua. Così. So che levo, diciamo, persone, comunque giocatori importanti, soprattutto per quanto riguarda le fasce, però voglio far così. Voglio dare spazio, nonostante la partita, a, diciamo, alle riserve, ecco. Edwards, no! Palo! Eccolo lì! Antoine Conte! Il finale del primo tempo! La sua era già nell'aria, se ci avete del gol, soprattutto nostro. E meno male ce l'abbiamo fatta, dai. Dopo il palo clamoroso di Edwards di prima, Anguan Song la butta dentro. Non ci credo, un altro palo. Stavo zitto perché ero incentrato. Boom! Ma mi sa che è fuori gioco. Ha fatto un bel gol però, si è girato bene, l'ha presa bene, peccato. Non ci credo. Maledetta la miseria. Siamo riusciti praticamente a non fargli fare quasi niente durante tutta la partita. Poi l'85esimo Morata così. 1-1. Non 76esimo. Finisce così 1-1, ma peccato e direi secondo me anche ingiusto, perché meritavamo noi. Alla grande. Peccato perché anche se chiaramente prima della partita non avevo detto niente, però credo che dalla classifica, se davamo un occhio alla classifica, lo potevamo vedere. Il Chelsea è primo, rimane primo, è peccato perché se avessimo vinto, credo che quantomeno l'avremmo riraggiunto, o comunque raggiunto, non so se addirittura superato. Però è andata così, alla fine non abbiamo perso, ma proviamo a vedere il bicchiere in mezzo piano, dai. Per chi prima, durante la partita contro il Chelsea, non se ne fosse accorto, io ho dovuto fare i vari cambi, tra cui quello di Brereton, che è entrato Cavani al suo posto. Perché? Perché c'era il cerottino e a quanto pare si è fatto male 3 settimane. Non ci voleva perché ho già visto che sono comunque subito abbastanza e tante partite a inizio mese, quindi Brereton sarà una mancanza, anche se sembra solamente 3 settimane, in realtà è più importante di quello che già è. E oltre a questo, guardate un po', essendo entrati nei mesi di gennaio, di conseguenza siamo entrati anche nel calcio mercato invernale, Adams, Montes, Petras e Borkan hanno lasciato la squadra. Quindi niente, già questi giocatori vanno via. Guardiamo quanto ho adesso a livello di budget. Ok, direi che siamo messi bene, possiamo fare qualcosa di buono in questo calciomercato invernale. E per finire, guardiamo un po' le partite che ci aspetteranno. Ci aspetteranno la bellezza di 5 partite, fra cui una di Coppa, che è la FA Cup. Se dovessimo passare, non so se ci sarà un altro turno qua, o comunque in questi spazi vuoti, chi lo sa, però momentaneamente le partite sono 5, comunque poi eventualmente intanto arriviamoci e passiamo prima di fare eventualmente programmi futuri. E niente, questo è quanto.
Scusatemi se eventualmente ho dato la sensazione di essere molto veloce nelle cose, soprattutto nello svolgere le partite. Non era mia intenzione, ma volevo provare questa. Ora riallungo il discorso, però lo dico per eventuali poi futuri video così, tra virgolette, veloci e non magari un pochino più lenti come i precedenti. L'ho fatto perché volevo essere appunto un pochino più veloce, cercare di strizzare, no? Un po' i tempi. Chiaramente magari alla fine non mi è venuto questo video perché le partite sono state tante, però credo che se farò così già dal prossimo video, ovvero quando faccio solamente un mese e non 2 mesi insieme, credo che comunque i risultati poi a livello di tempo si possano vedere. Nel senso che i video anziché durare in media 15-16 minuti, magari possano durare qualche minuto meno. Questo è quanto e mi dispiace eventualmente se ho dato l'idea di essere un po' troppo frettoloso. Non era mia intenzione, solamente che voglio provare e devo un pochino comunque fare un po' di rodaggio. Comunque, per quanto riguarda ciò che è successo in questo video, direi che è andato molto bene, nonostante magari alcuni risultati no, magari soprattutto quando abbiamo magari perso o comunque abbiamo perso dall'ultimo, però allo stato di tutto siamo sempre secondi, a 2 punti soltanto dal Chelsea che è il primo e ben 5 punti da Manchester che è terzo e poi si va a proseguire addirittura 8 dalla quarta che è Tottenham. Non scordiamoci che comunque noi siamo una neopromossa, quindi nonostante tutto stiamo facendo non follie scintille di più, perché se addirittura se riusciva a vincere l'ultima eravamo sì, primi a regola pari punti se non erro, no anzi no, eravamo proprio primi noi, l'1 a 40 e Chelsea a 39, quindi siamo messi molto molto bene, sono molto contento. E per finire, che dire, speriamo di fare un calciomercato importante e comunque buono che possa rafforzarci. Magari anche eventualmente per il prossimo anno, magari riusciremo a prendere qualche giocatore scadenza di contratto forte e buono. E niente, questo è quanto. Come sempre, prima di concludere, vi ricordo le solite 3 cose, ovvero se volete lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete venire aggiornati su tutti i video che caricherò. E basta, vi aspetto poi nel prossimo video nel quale appunto inizieremo il calciomercato invernale, ovvero quello di gennaio. Vi aspetto, ciao!